In questo contesto ti faccio vedere, ci sarà inverter, batterie di accumulo, UPS e anche E-Link. La mira grecata, quindi impianto che viene completamente rasente, filotetto. È un tetto con tegole, sotto le tegole cosa ci sono? Ecco qua, ci sono tavelloni, vitone in acciaio inox con la rondella anti-UV. Ottimizzatore collegato, il pannello va in battuta e intanto il supervisore, eccolo laggiù. Premariacco, sempre in Friuli Venezia Giulia. Cosa si fa? Beh, a dispetto di chi dice che il friulano medio non vuole investire sull'efficienza energetica, oggi, grazie anche ai due contributi, si va ad installare un impianto fotovoltaico con accumulo, grazie al protocollo del fotovoltaico solo in tasca. Adesso andiamo a vedere i ragazzi come si stanno trovando, so già che stanno bestemmiando. Dai, andiamo. Allora, arrivati da sta banda di pazzi, dove già approfittano Allora, questi qua, noi adesso siamo a Premariacco. Questi arrivano direttamente da Mussolente. Adesso ti porto direttamente sul tetto. Prima andiamo a vedere un po' i materiali principali di questa installazione, dove ci sarà l'aggregata e dove, ti ricordo, qui non esistono kit copia ed incolla, ma in ogni cantiere, in ogni abitazione, in ogni famiglia si crea non solo la progettazione migliore e su misura, ma anche i prodotti migliori per questa abitazione. In questo contesto, come vedi, via i coppi, adesso andiamo su, guaina, la mira grecata, quindi impianto che viene completamente rasente, filotetto, moduli potenziati monocristallino, potenziati perché ho fatto ormai diversi video parlando delle qualità che hanno i moduli potenziati rispetto a quelli classici un po' commerciali. E poi, vuoi capire se hai le basi per la tua indipendenza energetica con il fotovoltaico a ciclo combinato? Clicca nel link in descrizione e compila gratis il modello di autoanalisi energetica all'interno del nostro blog. In questo contesto ti faccio vedere, con la mano che vibra, ci sarà inverter, batterie di accumulo, UPS e anche E-Link, e questo permette di lavorare bene con tutta la parte software insieme anche agli ottimizzatori che verranno installati su ogni singolo modulo. Quindi, se questi sono i materiali principali di questo cantiere, adesso andiamo su e ti faccio vedere quelli che sono le lavorazioni e i materiali secondari. Questo perché la cultura è sempre importante, l'impianto fotovoltaico ti deve durare dai 20 ai 30 anni sul tetto, non deve darti rotture di balle, deve essere monitorato da te e anche dall'ufficio tecnico. Insomma, è un investimento che deve durare tanti anni con zero rotture di maroni. Per questo anche le parti secondarie devono essere importanti tanto quanto le parti principali, e noi si lavora in questo contesto con materiali Wurt, quindi vitoni, rondella anti-UV e insomma tutto materiale che serve per questa installazione. Aspettando Rudy, il tecnico, che sta facendo la cacca, dopo chiederemo se la cacca è solida oppure liquida. Allora, alcune fasi di lavoro, questo contesto molto molto bello in sicurezza. Tieni presente che il tetto in questo contesto è un tetto con tegole. Voglio farti vedere com'è la tipologia di copertura sotto le tegole. Vediamo se riesco a fare lo youtuber, anche se non è vero. Bene, allora, sotto le tegole cosa ci sono? Ecco qua, ci sono tavelloni. Quindi in questo contesto mettere un impianto fotovoltaico si poteva fare, però abbiamo deciso insieme con Manuele di andare a rimuovere tutte le tegole. Poi verranno rimosse anche queste qua, e questa è la parte a nord. E se prima era così, poi ti giro qualche foto anche di lavorazione. Adesso, come vedi, guaina, guaina dappertutto. Si è deciso di mettere la grecata, grecata fatta apposta per il fotovoltaico. Questa è una modalità di fissaggio per la grecata. Il nostro caro amico, non dico il nome, non posso, è un caro amico che è molto bravo con il trapano, però non c'entra i buchi. Ci sono modalità di fissaggio della grecata più o meno economiche. In questo contesto si guarda la sicurezza. Sicurezza perché su ogni costa viene praticato un foro, vitone con rondella anti-UV, vitone in acciaio inox con la rondella anti-UV. Ma che bravo! E mentre il nostro caro amico fa questo, Rudy ha finito di fare la cacca, e oltre alla cacca adesso si riempie lo stomaco un'altra volta. Sì, da una parte il nostro amico innominabile sta facendo questo, gli altri tecnici stanno inserendo la grecata. Quindi anche qua, costa,
rivetto in alluminio. Banale dirlo, però le cose vanno sempre sormontate in questa maniera. Intanto che i ragazzi vanno avanti con la posa dell'aggregata, due indicazioni che devi pretendere dal tecnico. Allora, questo ovitone va inserito la parte del tassello in quello che hai visto prima, il tabellone sotto. Poi c'è la guarnizione anti UV, che ti consiglio sempre di metterlo anche se sull'aggregata a volte non serve, perché l'anti UV va a combattere un po' quello che il sole poi rovina e le intemperie, ma essendo che questi qua vanno sotto i pannelli, più di tanto il sole non va a battere. Una cosa importante è riguardante questa rondella. Questa rondella inizialmente non servirebbe, invece noi con l'esperienza la mettiamo, questo perché nel corso del tempo, pian pianino, con i vari dilatazioni, movimenti dell'aggregata, se non ci fosse la rondella, la vite andrebbe a rovinare la guarnizione. Quindi, mettendo la rondella, siamo sicuri, ecco perché lo devi pretendere dall'installatore, hai una sicurezza in più che una volta fissato, per un tot di anni il vitone nessuno lo leva e non ci sono problemi, quindi pretendilo. Quando ti parlo di lavorazioni su misura e non copia ed incolla, vedi, ad esempio questa è una lavorazione che solo nel momento in cui si mettono le mani a tetto, in questo contesto, si va a fare, ovvero l'innominabile sta tagliando la costa dell'aggregata, non perché non ha nulla da fare o perché come Rudy ecco, ma semplicemente perché tagliandola così va a finire giusta giusta sotto la costa della tegola, quindi sotto qua, poi ti farò vedere il lavoro finale, e quindi siamo più sicuri che l'acqua non va a scorrere tra il la tegola e la guaina. È vero che la guaina protegge, però insomma tendenzialmente l'acqua non deve passare. Nella parte ovest questo tipo di lavoro è stato già fatto, ovvero costa, qui la costa non c'è perché è stata tagliata, e come vedi viene ripiegata, va a lavorare sotto la costa della tegola in modo che l'acqua da qui entra nell'aggregata, trova comunque un rimbalzo e l'acqua scorre e va giù. Altro particolare che devi pretendere dall'installatore è questo. Allora, nell'aggregata, in questo contesto, circa 30 cm nella parte bassa, quindi nella parte che va verso la grondaia, viene fissato, è stato fissato un tassello per ogni costa. Adesso qui l'innominabile ha progettato che la lamiera sotto sormonta di 15 cm quella sopra, per cui l'altro tassello viene inserito qua più o meno a 9-10 cm. Così con un unico tassello si va a prendere la prima e la seconda aggregata. Questo è importante per dare forza a tutta quanta l'aggregata, perché poi i moduli fotovoltaici verranno fissati non sul tetto, non sui tavelloni, ma bensì sulla costa alta dell'aggregata, che poi ti faccio vedere. Ottimo, questo lavoro andrà avanti per tutte le coste, vedi, XXXX, pannelli portati su, vedi, questa è la corretta inclinazione, lì è sud e i pannelli guardano di là, quindi questa è la corretta inclinazione. Prima di farti vedere anche il collegamento di un ottimizzatore, volevo farti vedere queste barre in alluminio, sempre certificate, barre Wurt. Qui non vanno fissate le barre di alluminio come nei tetti classici, dove ci sono coppi o tegole e vengono posizionati sopra il manto di copertura, ma in questo contesto ci sono delle graffe apposite, poi te le faccio vedere, dove verranno collegati i moduli. L'innominabile è anche l'inguardabile ottimizzatore collegato. Quando si collega l'ottimizzatore devi sentire click, perché se non senti click... Un'altra delle cose fondamentali, come vedi, la conversa va a scaricare all'interno della grondaia, quindi supera la guaina, questo perché se arriva tantissima pioggia può fare un reflusso e quindi è il caso che sia sempre distante rispetto alla guaina per non far entrare l'acqua dentro tra l'aggregata e la guaina. Poi si asciuga, però è sempre meglio avere una precauzione in più. Allora, prima linea lì, seconda linea qua, sempre a 25, poi si andrà a battere il filo e lo batterà l'innominabile. Il filo fu. E intanto il supervisore, eccolo laggiù, come un vigile urbano che controlla tutto. Allora, gli staffaggi di cui, le graffe di cui ti parlavo prima, eccole qua. Queste sono diverse rispetto a quelle centrali. Queste sono già usate. La cambiamo. E anche questa deve fare click. Ah, no, questa è clack. Ottimizzatore click, la graffa clack. Il pannello va in battuta sul filo. Adesso chiudiamo la staffa. No, non è quella.
Ottimizzatori sempre importanti. Come vedi, qua non ci sono ombreggiamenti particolari che possano andare a influire sulla resa del singolo pannello, però in questo caso l'ottimizzatore, oltre che ottimizzare la resa di ogni modulo, va a stabilizzare la tensione, quindi preserva un po' di più la vita dell'inverter, ma soprattutto si riesce a monitorare ogni singolo pannello. So che devo farti vedere in tanti video i monitoraggi, mi prendo un giorno, vado in ufficio tecnico e ti faccio vedere che cosa intendo per monitoraggio professionale, perché poi in questo caso la batteria di accumulo viene installata per ovvie motivazioni di consumi, di cambiamenti anche nell'abitazione, ma il monitoraggio permette proprio di capire, se fatto bene, se la batteria può avere un senso nel medio e lungo termine oppure è un investimento del tutto sbagliato. Qui rientra un po' il concetto dell'abito su misura con il codice valore etico rispetto ai copia ed incolla, dove va sempre bene tutto, sempre comunque. Quattro pannelli posati, sono le 11.46, quindi la testa dell'aggregata viene siliconata anche se c'è la guarnizione. Queste sono le due unità, le due batterie. Adesso sta configurando il tap. Quello che vedi oggi è questo. Quindi posa dei moduli fatta. Ragazzi, bravi, arrivati alle 9, terminato 12.10 e quindi si meritano un applauso. Per cortesia commenta con un applauso.